Ciao, io sono Veronica. Benvenuti in questa rubrica del martedì di ogni momento Accademia Hammers. Oggi ci accompagna Veronica Gerardi, dottoressa in scienze e tecniche psicologiche e cofondatrice dell'Accademia Hammers. Oggi ci parlerà dell'impatto della nostra memoria genetica combinata con le nostre esperienze e altro ancora. Infine ti ricordo che puoi seguire la dottoressa Veronica Gerardi e ogni momento su Facebook, YouTube, Instagram e altre piattaforme che troverai nella descrizione di questo video o di questo podcast. A presto, ciao! Buongiorno e benvenuti in ogni momento. Io sono la dottoressa Veronica Gerardi e oggi con voi vorrei approfondire un tema che, diciamo, molto spesso ultimamente mi viene richiesto, mi viene sollecitato. Ovvero vorrei parlare con voi di come, e ve lo pongo proprio come domanda, come, in che modo la nostra infanzia e i rapporti che abbiamo tessuto, intrapreso con i nostri genitori, con i nostri caregiver, cioè con le persone che si sono occupati di noi, influenzano poi il nostro sviluppo nel modo di pensare, nel modo di vedere le cose, nel modo di gestire le emozioni da adolescenti e poi nell'adulto che saremo. Ecco, questa è una domanda, una tematica che, come vi dicevo poco fa, mi viene richiesta molto spesso perché di fatto, diciamo, sempre più persone iniziano a avvicinarsi non solo a temi anche, diciamo, legati alla spiritualità, alla crescita personale, ma c'è proprio una ricerca sempre di più della propria individualità, di chi siamo, del perché magari ci accadono determinate cose, anche iniziare a pensare, vedo proprio anche i giovani, le giovani mamme o le mamme comunque del giorno d'oggi sono veramente molto molto attente all'educazione dei figli, a come gestiscono il rapporto con i figli, quantomeno quelle con cui io mi interfaccio, ecco, quindi che nessuno si senta incluso o escluso in maniera impropria. Ma devo dire che c'è veramente sempre di più attenzione verso quello che è l'individuo, verso quello che è il proprio sentire, come ci si sente, perché ci si sente in quel modo, perché intraprendiamo determinate strade, ma sono veramente nostre, ma mi capitano sempre queste cose, ma perché? Insomma, sempre, sempre più attenzione proprio puntata a cercare di conoscersi, capirsi e comprendere anche quei meccanismi più profondi che stanno dentro di noi. Ebbene, per rispondere a questa domanda è chiaro che sì, non basta un video di 10 minuti, un quarto d'ora, ma è una tematica molto molto ampia perché dovremmo parlare di biologia, dovremmo parlare di DNA, dobbiamo parlare di neuroscienze, di psicologia infantile, insomma, cioè, dovremmo parlare di un argomento che è vasto e complessissimo. Possiamo però cercare di fare del nostro meglio e di riassumerlo dicendo, beh, innanzitutto, è chiaro che il bambino, la bambina, l'individuo sviluppa la sua mente e l'idea su se stesso e l'idea dell'altro attraverso le esperienze che chiaramente fa, nei primissimi anni di vita. Il rapporto speciale, specialissimo con la mamma, dobbiamo dirlo non perché i papà non siano importanti, anzi, i papà sono fondamentali nello sviluppo di un bambino, ma c'è un'integrazione, un rapporto proprio quasi simbiotico nei primi anni con la mamma, un po' perché chiaramente lo ha tenuto in pancia, quindi c'è comunque un legame, un sentire quella cosa proprio viscerale, poi dato anche dall'allattamento, quindi da una dipendenza che c'è dal bambino, da anche le tempistiche, la salute della mamma, quello che mangia la mamma, cioè veramente il bambino prende tutto ciò che la mamma è in quel momento, in positivo e in negativo, quindi dai pensieri alle emozioni, tutto ciò che viene veicolato attraverso il corpo della mamma, il bambino lo riceve e lo incamera. Chiaramente questo passa per accade, diciamo, in tutte le fasi di sviluppo da quello neonatale fino poi alle fasi di sviluppo più articolate, fino ad arrivare all'adolescenza, all'adultità. Quindi tutto quello che viene a costituirsi nell'ambiente attorno al bambino è, diciamo, strumento di evoluzione e di crescita
creare pacchetti di informazioni su pacchetti di informazioni all'interno del bambino, chiaramente. Poi dobbiamo partire anche dal presupposto che nel primo circa anno di vita il bambino incamera proprio aspetti più sensazionali, cioè le sensazioni, le emozioni, non ha ancora chiaro tutto quello che è l'apparato chiaramente linguistico e l'associare le cose a quella parola, quel suono, eccetera. Quindi nel primo anno di vita c'è più un mondo fenomenico, ok, dove il bambino è plasmato da queste sensazioni, da queste emozioni, da questi stimoli che lui ha e che vive intorno a lui, e chiaramente, solitamente, la maggior parte degli stimoli vengono veicolati dalle persone più vicine e più strette a lui. Poi il bambino inizia a creare dei collegamenti, creare sinapsi tra la parte destra e sinistra del cervello, iniziare a associare l'oggetto alla parola, al suono, eccetera, fino a che via 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 tutte queste sensazioni, tutto questo mondo esperienziale dove lui è stato, diciamo, imbevuto in quei momenti, prende sempre di più, diventa sempre di più un'esperienza propria. Chiaramente un'esperienza propria che però si è formata attraverso l'esperienza dell'altro per tanti aspetti. Innanzitutto per un aspetto prettamente biologico, perché vedete, il nostro DNA è formato da un 50% di corredo cromosomico della mamma e un 50% di corredo cromosomico del papà. Quindi il nostro corpo, il nostro DNA è imbevuto delle informazioni che derivano dalla linea genetica materna e dalla linea genetica paterna. Già questo primo step, diciamo, dato proprio dalla nostra composizione a livello biologico molecolare, è il primo basamento, diciamo, che va a formare quello che è la prima parte del rettilineo cerebrale. Quindi il nostro cervello, con tutte le sue funzioni, quindi come vedo il mondo, come lo penso, come lo creo, come mi emoziono, eccetera, viene inizialmente plasmato da queste informazioni che già abbiamo all'interno di noi, proprio per nascita stessa, per natura stessa, per formazione intrinseca che i nostri stessi genitori ci hanno dato. Ma quella è solo la base, perché poi da lì si costruisce sempre di più con un meccanismo proprio di rinforzo, punizione, insomma, di rafforzamento di quelle che sono di quelle informazioni che già avevamo, oppure di ricostituzione attraverso un processo di continuo assimilare, quindi portare dentro, portare dentro, portare dentro. Per questo si dice che i bambini sono delle spugnette, e accomodare, cioè una volta che ho portato dentro, accomodo alle informazioni che già ho e creo sempre di più, diciamo, una visione sempre più precisa, sempre più articolata di quella data cosa. È chiaro che questo processo avviene in maniera automatica quando siamo piccolini, poi piano piano, quando iniziamo ad attraversare la fase dell'adolescenza, ecco che lì iniziamo sempre di più a staccare quello che è cordone ombelicale con la mamma, che già avviene tra gli 8 e i 10 anni, un passaggio che già avviene prima, ma diciamo a staccare quel cordone che avevamo tra l'identità dei nostri genitori, tutto quello che loro ci hanno insegnato, tutto quello che loro rappresentano anche dentro di noi, per formare l'idea di ciò che siamo noi. Questo passaggio avviene in molte fasi, in fasi molto molto dilazionate, e può essere più o meno marcato, anche più o meno forte, incisivo. E molto spesso mi capita di imbattermi in adulti che mi dicono: ma sa che io ho fatto tutta la vita questo, ma in realtà mi sono accorto ora che ho 40 anni, che ho X anni, che in realtà non è che io proprio lo volessi, ma magari era un retaggio, un qualcosa che mi era stato detto, mi era stato insegnato, o qualcosa che ho dato per vero, qualcosa che non mi ero nemmeno accorto che non mi appartenesse, pensavo mi appartenesse. In realtà, ripensandoci, vedo più l'immagine di mia madre, di mio padre in questo. Beh, questa è una verità. Noi siamo fatti veramente di tanti strati, e all'interno di questi tantissimi infiniti strati ci troviamo
veramente le informazioni di tutto ciò che noi abbiamo vissuto, pensato e delle persone che ci hanno chiaramente formato, anche i nostri insegnanti a scuola, gli zii, i nonni che hanno un altro ruolo fondamentale nella crescita dei bambini. Però vedete, c'è chi questo passaggio anche di staccamento lo vive anche con molto contrasto, con molto conflitto. Però vedete, da una parte è normale, cioè è normale, è giusto che noi ad un certo punto definiamo, chiariamo con noi stessi chi siamo noi. È chiaro che possiamo essere simili ai nostri genitori, ma non possiamo essere uguali, perché siamo delle persone diverse, abbiamo teste diverse, abbiamo sentimenti diversi, siamo nate in epoche diverse. E queste, guardate che sembra di no, ma l'epoca in cui nasciamo, anche questa ci influenza molto nelle esigenze, nel modo di vedere le cose, nel modo di approcciarci alla vita. È proprio un gap generazionale, è uno step che ci impone anche di cambiare e di evolvere in un atto sempre migliorativo dal mio punto di vista. Perciò a quelle persone che si preoccupano e mi dicono: oddio, ma sto crescendo bene mio figlio, ma magari gli passo troppo, non vorrei trasmettergli questo, non vorrei trasmettergli quello, dico: rilassati e non ti preoccupare. Qualunque cosa stai facendo, se tu ne sei consapevole, sei consapevole del perché lo stai facendo e le tue intenzioni sono buone, non creerai più di tanto danno, ma insomma cercherai di fare il meglio che puoi, chiaramente, anche se è ovvio che qualcosa a tuo figlio passerai, ma poi sarà lui a decidere nei suoi tempi cosa tenere, cosa trasformare, cosa migliorare e cosa invece riconoscere che semplicemente non gli appartiene e che quindi lui può andare sereno per un'altra via senza crearsi sensi di colpa, paure o frustrazioni immotivate. A chi invece mi dice: caspita, ma sai che io sto facendo questa cosa e non so perché la sto facendo e vedo gli occhi di mia madre e questo mi spaventa, perché guardate che sono discorsi, non dico all'ordine del giorno, ma ne sento spesso. Cosa avranno queste mamme? Insomma, loro cercano solo di fare del loro meglio e dobbiamo accettarle e apprezzarle per quello che sono, nei loro limiti, perché anche noi abbiamo dei limiti e quindi è giusto semplicemente riconoscere che quella cosa che magari ti spaventa o ti fa male o ti fa paura non è tua. Semplicemente lo accetti, non fai un torto a nessuno e nell'accettare e nel vedere questo compi un grande atto di umiltà e di umanità verso te stesso, quindi inizi a pretendere anche un pochettino meno e a dirigerti nella visione, nel verso che tu vuoi con le tue aspettative, con le tue metodologie, con i tuoi criteri, i tuoi principi che sono propri solo di te. E allo stesso tempo inizi anche a rivedere, a riguardare, a rivalutare il genitore per quello che è, come una persona, come un uomo o una donna, sia esso madre o padre al quale ti rivolgi, perché molto spesso etichettiamo i nostri genitori, d'altra parte sono i nostri eroi, ma ogni eroe prima o poi fa, diciamo, fa qualcosa di sbagliato, no? Ma è proprio questo, che lo rende eroico, che lo rende speciale, perché magicamente dai suoi errori lui comunque sa trarne beneficio, sa superare la prova. E vedete, noi dobbiamo riconoscere che anche i nostri eroi, anche i nostri genitori, che sono le figure alle quali noi ci rivolgiamo quando siamo perduti, cosa facciamo? Guardiamo a loro, ci voltiamo e diciamo: beh, ma mamma dice così, papà fa così. È chiaro, è normale. Cerchiamo sempre di, in un qualche modo, rivolgerci verso un metodo che lo conosciamo, che sappiamo che è fatto da qualcuno che ha l'unico intento di proteggerci, di amarci, di non farci del male. Ma questo può diventare un limite perché magari il metodo che la mamma o il papà adottano non è valido per il tuo metodo, non è valido per la tua persona, non è valido per la tua identità.
E nel riconoscere questo, noi non togliamo niente alle nostre madri e ai nostri padri, ma semplicemente li riconosciamo per la donna e per l'uomo che sono, ricordandoci che anche loro sono stati bambini, che anche loro sono stati cresciuti, hanno vissuto esperienze, hanno provato dei dolori, delle sofferenze e tutto ciò che loro sono oggi è il frutto anche del loro corredo genetico, delle esperienze che hanno vissuto e quindi se anche non sono perfetti, li possiamo amare lo stesso, perché anche loro, come si suol dire, hanno vissuto le loro esperienze. E anche noi siamo il frutto delle nostre esperienze e anche il frutto delle loro esperienze. E se siamo più fortunati, magari possiamo essere noi poi ad un certo punto aiuto per loro, per superare magari qualcosa che per loro è un ostacolo o qualcosa di veramente, veramente difficile o che fanno fatica a comprendere. Quindi vedete come tutto è nel tutto e non dobbiamo essere vittima dei nostri schemi e non dobbiamo avere paura di generarne troppi o di essere un limite per l'altro. Spontaneità, accoglienza, amorevolezza. Umiltà e umanità verso noi stessi e verso l'altro sono sempre la via migliore per condire, diciamo, il miglior rapporto con noi stessi e con le persone vicino a noi, siano essi i nostri figli, i nostri cari, i nostri genitori. Spero di esserti stata d'aiuto, ti ringrazio per aver guardato questo piccolo video e ti auguro una meravigliosa continuazione di giornata. A presto! Sempre qui, in ogni momento.